Raga, parliamoci chiaramente. Io quando la sera dopo una giornata stancante mi metto qua in live sul divano, io voglio guardare le partite. Io non voglio guardare gli allenamenti. Porca puttana, quante gliene abbiamo suonate. Tripletta di Rebic che sta avendo un momento fuocoso. Perché Rebic sta avendo un momento fuocoso. Ma vogliamo fare un'analisi di questa partita? Facciamola, ma che vi devo dire? 7-0. Non ho mai visto il Milan vincere 7-0, sinceramente. E penso che l'ultima partita in cui il Milan abbia fatto così tanti gol di scarto fosse forse proprio un Torino-Milan del 2002, se non vado errato, che si vinse 6-0. E anche se mi fossi sbagliato, c'è comunque il derby. Comunque, tra l'altro, da quando seguo il Milan, quindi lo seguo dalla stagione più o meno dopo la Champions League, dopo l'ultima Champions League che abbiamo vinto, non l'ho mai visto fare più di 5 gol in una partita. E l'ho visto veramente, perché si fece 5 gol contro Udinese, nell'ultimo anno di Kakà, si fecero 5 gol al Parma, si fecero 5 gol al Chievo, che si vinse 5-1, l'anno dopo Ibra, poi più poche volte. Sì, ragazzi, ho perso il conto dei gol. Ma stasera c'è stata una gufata. C'è stata una gufata perché il ragazzo che fa il fantacalcio con noi, che ha detto andateci piano che Osirigo in porta perché non vi gioca Handanovic, non è stato ascoltato. È stato un po' sodomizzato con 7 gol subiti. Ma parliamo del calcio, quello che conta. Partita preparata bene. Io ho fatto la live, che tra l'altro uscirà recap, anche se inutile della live, uscirà a breve. E ho detto la vedo brutta, perché a dire la verità l'inizio partita non è stato poi così brillante. Parlo dei primi 10 minuti, abbiamo sbagliato diversi palloni, poi abbiamo trovato la nostra misura, abbiamo trovato un gol stratosferico che ha aperto il risultato. E poi il Torino, ragazzi, ha avuto un crollo assurdo e abbiamo dilagato. Abbiamo tranquillamente dilagato dopo, fino ad arrivare al 7-0. Tra l'altro abbiamo fatto 5 gol nel secondo tempo. Io quasi quasi non ci credevo. E più che altro è un risultato importante. Mi dispiace perché magari tutti i gol che abbiamo fatto stasera li potessimo ridistribuire in alcune partite che abbiamo buttato via. Perché magari togliere un gol stasera e darlo alla partita con la Sampdoria, togliere un gol stasera e darlo alla partita con l'Udinese, togliere un gol stasera e darlo alla partita con il Napoli o col Parma, con la Roma all'andata, insomma, mi garberebbe, ecco, mi garberebbe prendere un gol e ridistribuirlo in altre partite che abbiamo perso o pareggiato. Però ci sta contenta così. Siamo a tre punti, ragazzi, dall'obiettivo. Siamo a 3 punti da ritorno in Champions. Non mi crollate adesso, cioè io vi prego, fate i peggio scongiuri, ma non crollatemi adesso. Dobbiamo superare il Cagliari, che sta lottando per la salvezza. Un Cagliari che ultimamente sta facendo bene, perché un Cagliari che ha vinto in strarimonta col Parma, ha battuto la Roma, oggi ha fermato la Fiorentina sullo 0-0, e quindi non è una squadra da sottovalutare. Detto questo, Torino che non se ne salva uno, la loro prestazione non riesco a salvarne neanche uno, ragazzi. Da Singo a Bremer a Sirigu, forse ecco, salvo Sirigu perché si è preso un rigore, un gol da 40 metri, un gol della merda, altri gol a porta vuota. Sirigu sostanzialmente ha poche colpe sotto quello che è successo. E chissà se con Belotti sarebbe andato diversamente. Magari mi sarebbe piaciuto avere Ibra e magari poter vedere anche qualche gol su, dato che tanto che non segna. Comunque, risultato che parla da solo. Bravi tutti, mi sono piaciuti i ragazzi tutti. Oggi non ne salvo neanche uno. E ragazzi, oggi salvo anche Castiglieco, che gli do 6. Oggi salvo pure lui, non ha fatto un cazzo, ma lo salvo, ragazzi, devo, oggi devo salvare anche lui. Detto questo, ragazzi, vi invito a guardare anche il video della live reaction e post partita reaction della partita con la Juve, che in sostanza è la partita del secolo che abbiamo fatto.
E domani, barra dopodomani, come sempre, uscirà la live reaction, il recap della live su Twitch. Su Twitch noi ci vediamo domani pomeriggio, perché porterò Assassin's Creed 2, che continuiamo la campagna. E ho anche una brutta notizia da darvi. La brutta notizia, ragazzi, è che purtroppo, anzi potenzialmente, questa sarà la mia ultima live reaction. Perché? Perché inizierò a lavorare da domenica, e quindi le ultime due di campionato avrete solo un post partita reaction come questo, che è il video che esce in sostanza subito a fine partita. Perché bene o male, dove andrò a lavorare ci sarà la TV per poter guardare la partita, quindi avrò modo di poterla commentare, però non potrò fare la proprio live. Con quello ci vediamo purtroppo a settembre. E anche caso lavoro, la cosa che mi spiace di più è che dovrò saltare gran parte degli europei. Ma se magari un giorno una partita degli europei dell'Italia non dovesse coincidere con una giornata mia di lavoro, state sicuri che ci sarà qualcosa. Detto questo, ragazzi, ci vediamo domani su Twitch. Anzi, ci vediamo ora su Twitch, perché ora su Twitch andremo con i ragazzi del VAR Sport. Quindi se volete, fate un salto VAR Sport su Twitch e ci vediamo lì. Sul mio canale AdriXXIX trattino basso, domani pomeriggio con Assassin's Creed, e su YouTube domani, guarda dopodomani, con il recap della reaction, che sarà un video sostanzialmente non solo i gol, perché che cazzo devo fare? Detto questo, forza Milan e buonanotte.